Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di carote. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono carote tagliate a pezzetti, cipolla, acqua, prezzemolo, parmigiano, pepato, pangrattato aromatizzato, uova, sale, pepe, noce moscata, per la panatura semi di papavero o pangrattato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale l'acqua. Poi posizioniamo il cestello con le carote e facciamo cuocere per 25 minuti. Gradi. Velocità 1. Le carote sono cotte. Adesso rimuoviamo il cestello dal boccale. Andremo a svuotare il boccale e trasferiremo le carote in una ciotola e le faremo raffreddare. Dopo aver svuotato il boccale e aver lasciato raffreddare le carote, adesso mettiamo la cipolla, il prezzemolo, il pepato e il parmigiano. E facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo un po' sul fondo del boccale. Adesso mettiamo le carote il pangrattato aromatizzato l'uovo la noce moscata il sale e il pepe. E azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 6. Composto è pronto, adesso prepareremo le polpette. Nel frattempo riscaldiamo il forno a 180 gradi. Iniziamo a formare le polpette, prendiamo un po' dell'impasto. Andiamo a dare la forma classica della polpetta e adesso ne paneremo un po'. Alcune con i semi di papavero e altre col pangrattato aromatizzato. Questo sarà l'effetto delle polpette panate con i semi di papavero. Magari è conveniente fare prima tutte quelle con i semi di papavero e poi quelle col pangrattato aromatizzato. Proseguiamo così. Un'altra polpetta che stavolta paneremo con il pangrattato aromatizzato. Proseguiamo così a nostro gusto.
Dopo aver formato tutte le polpette, adesso noi le andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi. Per chi lo gradisce può cospargerle con un filo d'olio. In alternativa possono essere cotte friggendole in olio bollente. Andiamo a cuocere. Le polpette di carote sono cotte, andiamo a impiattare. Polpettine di carote. Grazie e alla prossima ricetta.